pensato per Halloween. Vi farò quindi vedere come realizzare dei piccoli hot dog in versione mummia. Questo è un cibo abbastanza classico e usuale nelle feste di Halloween, infatti ho preso spunto da questo cibo e poi l'ho riprodotto in Fimo. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di quest'ultimo lavoro e come sempre nell'info box ci sono tutti i link utili e anche l'occorrente per realizzare quest'ultima creazione. Spero tanto che questo video vi piaccia, vi possa essere di aiuto e di ispirazione e quindi buona visione! Dapprima realizziamo i wurstel e per far questo otteniamo con il fimo un colore di pasta il più vicino possibile al colore dei wurstel reali. Quindi io ho miscelato insieme fimo soft rosso più un pochino di fimo soft nero. A questo punto ho ottenuto un serpentino di circa 2-3 mm di diametro. Da questo serpente otteniamo quindi dei pezzettini di circa 1,5 cm di lunghezza. Ok, diamo quindi al nostro wurstel la forma classica, quindi arrotondiamo le estremità con le dita. Con un punteruolo, ma anche con uno spillo, andiamo a texturizzare le due estremità in questo modo. Realizziamo ora la pasta che andrà intorno ai nostri wurstel. Io ho mischiato insieme fimo soft bianco, fimo effect trasparente in ugual proporzioni, una piccola quantità di fimo classic ocra. A questo punto ho steso questa pasta in una sfera sottile di circa un paio di millimetri e poi l'ho tagliata in strisce sottili di circa un paio di millimetri di larghezza. A questo punto arrotoliamo ogni strisciolina intorno ai nostri wurstel. Con della semplice carta stagnola andiamo a texturizzare questa pasta. Diamo adesso alla pasta l'effetto di pasta cotta e per far questo usiamo dei gessetti colorati. Partiamo quindi da un giallo abbastanza tenue fino ad arrivare a un marrone abbastanza scuro.
Quando l'effetto ci soddisfa, cuociamo. A questo punto, con un colore acrilico giallo e un dotter della punta molto piccola, andiamo a fare gli occhietti. Quindi con questo ultimo passaggio il lavoro è finito, spero tanto che questa idea vi sia piaciuta, quindi al prossimo lavoro, ciao a tutti!